tutti, io non sono un grande oratore, mi scuserete se non eccellerò in questo intervento. Allora, prima chi mi ha preceduto ha parlato di necessità di provocare empatia, no? Anche nei nostri elettori. Io sono uno storico contemporaneista, studio anche il ruolo che le emozioni hanno nella storia. Secondo me una delle ragioni per le quali il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno avuto il successo che hanno avuto risiede nel fatto che hanno saputo in qualche modo mobilitare le emozioni, giuste o sbagliate che fossero, nella maggior parte degli elettori. E allora quindi sono d'accordo, dobbiamo cercare di coinvolgere gli elettori in modo più efficace. E io inizio questo intervento dicendo che sono arrabbiato con questo partito, perché ci ripetiamo da tanto le stesse cose e poi alla fine non riusciamo ad ottenere molto di diverso. Io vorrei partire da due immagini che fotografano lo stato preoccupante in cui versa il nostro partito oggi. La prima è quella del gruppo di candidati aspiranti segretari del PD, rigorosamente tutti uomini, così come tutti uomini erano la scorsa primavera, dopo il voto che ricordiamo tutti, i delegati del PD alle consultazioni con il Quirinale. Non è un bel segnale che, a maggior ragione con i tempi che corrono, non ci sia neanche una candidata donna in un partito a vocazione progressista come il nostro. Non c'è neanche un candidato omosessuale, che io sappia. E forse questo non stupisce nessuno, purtroppo. Per quanto mi riguarda, io sono fiero di dirmi omosessuale, ma non sono per niente orgoglioso dell'atteggiamento del PD verso le persone LGBT, dopo che finalmente la scorsa legislatura l'Italia si è decisa ad istituire le unioni civili, ultimo paese dell'Europa occidentale. Ora le persone LGBT mi sembrano completamente sparite dal radar di questo partito. Il PD oggi dovrebbe fare sua la battaglia per il matrimonio egualitario. Mi aspettavo un applauso, ma evidentemente. E qui servirebbe forse maggiore solidarietà dalle amiche democratiche. Ricordiamoci, care donne eterosessuali e cari e care omosessuali del PD, che il maschilismo e il macismo italico è un nostro comune nemico, che si annida spesso anche in questo partito. Il PD oggi dovrebbe fare, questo l'ho già detto, non c'è neppure un candidato di origine straniera, solo candidati bianchi. Come stupirsene? Sapete, la cosa che mi ha fatto più male la scorsa legislatura non è stata tanto la geniale trovata di affossare il cosiddetto Ius Soli, che ci avrebbe consentito di recuperare tanti voti di gente per bene e di sinistra. No. È il modo in cui il gruppo del PD al Senato, e mi fa piacere che qui fra noi ci sia oggi Cécile Kyenge, il gruppo del PD al Senato ha fatto sì che Calderoli non dovesse rendere conto davanti a un tribunale del suo insulto razzista verso Cécile Kyenge, proprio grazie ai voti del PD. Non so se ci scordiamo tutto, ma è stato anche grazie ai voti del PD. E qui veniamo alla seconda immagine che descrive il PD di oggi. La foto riguarda il nuovo gruppo del PD al Senato, quegli sconsiderati, avevo scritto un'altra cosa in realtà, che a partire dall'attuale capogruppo hanno deciso di indossare magliette con su scritto "più clandestini" con il decreto legge Salvini. Tanto per scimmiottare il linguaggio della destra, che da anni parla di clandestini, mentre in realtà si tratta di migranti, di richiedenti asilo. Questa era la pars destruens di questo mio intervento, ma ce n'è anche una costruttiva, perché un filo di speranza rimane sempre. La sfida è quella di riuscire finalmente ad includere, a fare sentire a casa propria, tutti quei democratici delusi,
molti dei quali odiano questo partito, che hanno ancora entusiasmo e passione e che a noi, che siamo il primo partito non populista italiano, farebbero estremamente bene. Molto spesso invece succede l'opposto, si scoraggia, si allontana. Faccio un esempio, io appartengo a un circolo del centro storico di Roma. Lì ho proposto di fare un'iniziativa concreta, di andare per strada in modo aggressivo e occuparci di un tema che interessa molto questa città, la sicurezza stradale. È uno fra i tanti temi su cui la Raggi non sta facendo nulla. Nonostante i morti sulle strade siano sempre più in crescita. Ho anche raccontato di come il tema mi tocchi in modo personale, perché mio caro cugino è morto sulle strade a causa di un incidente. Ecco, sapete la reazione di un alto dirigente del PD che a quel tempo occupava il ruolo di capogruppo in una commissione? Qual è stata questo mio discorso? Beh, facciamo le corna, ha detto, perché diciamo come se combattere le morti sulle strade facesse portare sfiga, insomma. Vabbè, questo era, non voglio dilungarmi, per dirvi che in questo partito secondo me al momento c'è un forte potenziale altamente sottoutilizzato, e quindi io spero che il prossimo candidato, il prossimo segretario di questo partito sappia veramente coinvolgere anche in modo emotivo, cosa che Matteo Renzi riuscì a fare con tutti i suoi errori che molti di noi conosciamo, però serve una persona che riesca veramente a parlare ai cuori degli italiani. Quindi io mi auguro che da questa assemblea esca fuori un percorso di inclusione della maggior parte degli italiani, perché dobbiamo dare dei temi concreti su cui combattere, ma anche dare qualcosa di cui sognare, quindi arriva. Non rimanere ad un livello arriva. Di obiettivi basso. Grazie a tutti. Grazie.